Il Vomero potrebbe ripartire dalla Pedamentina, la celebre strada che congiunge la collina di San Martino con Corso Vittorio Emanuele e al centro di numerosi progetti di riqualificazione. Dopo che la Certosa di San Martino, Castel Sant'Elmo e la Villa Floridiana sono entrati nel patrimonio UNESCO, nuove prospettive turistico-commerciali si aprono per il quartiere, colpito da una crisi economica che vede le associazioni di categoria impegnate tra le prime in Italia in un tavolo interministeriale per rivedere la legge dei fitti commerciali. Numerose le idee, alcuni architetti vorrebbero fare della Pedamentina una sorta di scivolo parco giochi, mentre il presidente della quinta municipalità, Mario Coppeto, auspica la ridestinazione dei negozi chiusi della piazza della Certosa. Ascoltiamo ai nostri microfoni Enzo Perrotta, presidente centro commerciale Vomero Arenella. Oggi che queste strutture sono diventate tutte e tre di interesse dell'UNESCO e quindi sono sotto la salvaguardia dell'UNESCO, mi sembra il minimo che si faccia un'operazione che vada all'urbanistico ma anche alla semplice riorganizzazione del territorio. Noi già nel 96 presentammo alla municipalità dell'epoca, che era la circoscrizione Vomero, presentammo un progetto per cui chiedevamo che tutto lo sfascio e il degrado che c'è alla fine di Viale Raffaello si trasformasse, visto che sta su terreni incolti, si trasformasse in un giardino pubblico con tanto di tapirulan che collegasse con la Pedamentina e con il piazzale di San Martino, rivitalizzando l'uno e l'altro. Tra l'altro però incontrammo in quel momento un problema perché la Pedamentina, non si hanno i beni che sono lì diroccati ancora dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, non si sa quali sono i beni del comune e quali sono i beni privati. Oggi noi possiamo dire che con i nostri tecnici, se veniamo coinvolti, possiamo a nostre spese fare una ricognizione catastale per sapere quei beni della Pedamentina di chi sono e in capo a chi sono. La Pedamentina ha un ruolo importante nella storia di questa città. Nel 1799 a Dorso di Muro furono portati i rivoluzionari della Repubblica nel 1799, quindi la Pimentel Fonseca, Luigi Sanfelice, furono segregati nella fortezza di Sant'Elmo per poi dopo tre giorni essere riportati a Dorso di Muro, sempre per la Pedamentina, a Piazza Mercato per essere ghigliottinati. Questo è importante, pensiamo che su una cosa così importante storicamente in una qualsiasi città si costruirebbe di tutto,